Magari l'argomento di questo video vi potrà sembrare già trattato e in effetti una piccola porzione del video dedicato all'acqua su Marte era proprio riferito alla missione di cui vi andrò a parlare a breve. Lo spunto lo fornisce l'evento astronomico che si svolge in questi giorni, ovvero l'evento di congiunzione tra Marte e la Luna, che sarà anche il tema portante della diretta di Eduinaf del 7 dicembre. Vi lascio il link in descrizione per andarla a vedere oppure per recuperarla, se nel caso ve la foste persa. E ovviamente, come per tutti i video della serie Disney Comics and Science, il gancio disneyano viene fornito da una vecchia storia pubblicata nel 1977 sull'almanacco Topolino numero 241, ovvero Zio Paperone e la memorabile missione Marte, scritta da Guido Martina per i disegni di Guido Scala. Effettivamente anche nell'occasione del video sull'acqua su Marte avevo utilizzato questa stessa storia, quindi volendo vi potrei anche presentare di seguito lo spezzone del video che avevo dedicato, però mi sembrava un peccato non poter dedicare un video anche a questa storia in maniera esplicita. La trama della storia è abbastanza semplice. Per i soliti problemi di tasse, Paperone decide di andare nello spazio per allontanare i suoi soldi dalle rapaci mani del fisco. La destinazione diventa Marte. Saltando tutti i discorsi relativi alla relatività speciale, alla relatività generale che si trovano all'interno della storia e su cui bene o male dedico ogni tanto alcuni video o dedicherò magari altri video più o meno approfonditi, concentriamoci solo su Marte e sul loro arrivo sulla superficie del pianeta rosso. Nonostante infatti la storia sia stata pubblicata nel 1977, l'ambientazione invece è molto più precisa e va datata a un anno prima. Questo perché il 20 luglio del 1976 atterrò sul suolo marziano il lander della missione Viking 1. La missione della Viking 1 venne progettata nel corso degli anni 70 dalla NASA e aveva l'obiettivo di arrivare su Marte e iniziare la sua esplorazione. Era progettata per avere un lander e un orbiter, ovvero una specie di robottino che camminando sulla superficie doveva eseguire degli esperimenti e un vero e proprio satellite che avrebbe scattato delle fotografie della superficie marziana. La missione venne lanciata il 20 agosto del 1975 e arrivò in orbita marziana dopo un viaggio di 10 mesi, ovvero il 19 giugno del 1976. La prima cosa che la Viking 1 fece fu scattare delle foto della superficie marziana. Queste foto giunsero sulla Terra dopo qualcosa come 5 giorni, il 24 giugno. I tecnici della NASA studiarono le foto per scegliere il punto migliore dove far atterrare il lander, che alla fine arrivò sul suolo marziano il 20 luglio. Mentre l'orbiter era impegnato a scattare le foto della superficie marziana, l'obiettivo del lander era quello di studiare la biologia, la meteorologia, la geologia, tutta una serie di dati relativi proprio a Marte. La speranza era quella, infatti, di trovare tracce di vita su Marte, cosa che, vista la strumentazione comunque relativamente limitata della Viking 1, non venne scoperta. Il lander continuò a funzionare per all'incirca 6 anni, svolgendo tutti i compiti che i tecnici della NASA gli inviavano di volta in volta. L'orbiter invece continua ancora oggi a restare in orbita intorno a Marte, sebbene non sia più funzionante. Le fotocamere infatti smisero di funzionare il 7 agosto del 1980. Arrivati a questo punto, sperando di aver fatto cosa gradita nel realizzare un video appositamente sulla missione Viking, magari a questa ne seguiranno altri relativi ad altre missioni marziane, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!